Prima di tutto credo che dobbiamo ringraziare Mario Breglia perché ha messo insieme un panel interessante. Tante volte ai convegni si viene per chiacchierare fuori dai convegni, tutta la sala piena, attenta, delle persone capaci e dei discorsi, diciamo, complessi ma sicuramente interessanti. Quali secondo me sono i temi che sono emersi? Sono emersi i temi di cui poi il singolo imprenditore o o funzionario o quello che sia, la sua capacità di come dire, incidere su questi temi è limitata perché si sposta a un livello più alto che quello della politica. Poi questo non bisogna nascondersi dietro un dito perché c'è sempre qualcosa che si può fare anche personalmente. Comunque una diversa velocità dell'economia e dei cambiamenti economici e sociologici che sono in corso generati da un lato dal, ehm, dalla tecnologia, quindi da internet che ha reso tutto estremamente più rapido e più veloce e interconnesso, quindi con uno spazio che va oltre diciamo, i confini a cui le persone erano abituate a guardare, dall'altra la reazione diciamo, di tutta la classe media che si trova in difficoltà in questa situazione. quindi porta avanti invece quello che chiamiamo populismo, quindi un, un, un grande contrasto che porta anche a un contrasto economico con una concentrazione verso l'alto e verso il basso e una diminuzione della classe media che sta in mezzo. L'altro grande tema è quello del clima, che direi che da una fase quasi agnostica si è passati invece a più... Eh, eh, come dire, convinzione che è un tema e che è un problema, eh? sembra un'ovvietà ma non lo è stato per molti anni e questo, anche questo ha un'enorme incidenza. Quindi questi due aspetti sul nostro mestiere, che è quello diciamo, della costruzione, gestione, eh, progettazione dell'immobiliare e delle infrastrutture, sono ambedue fondamentali. Il primo perché si crea, come abbiamo discusso un conflitto forte perché il nostro mestiere, che è legato ai permessi, alle autorizzazioni e a quant'altro, in Europa e soprattutto in Italia, ha dei tempi eterni che già sono in contrasto rispetto a un'economia tradizionale. A un'economia come questa obbliga a un cambiamento: se non c'è un cambiamento, eh, avremo degli effetti molto negativi. Quello climatico e ambientale tocca tutto, tocca le materie con cui costruiamo, tocca gli impianti, tocca l'utilizzo dell'energia in modo diverso, eh, il togliere il carbone, il passare alle energie rinnovabili, diminuire i consumi. Quindi mi sembrano temi che da un lato possono spaventare, dall'altro sono anche una grande sfida e quindi io la vedo come sempre nei cambiamenti c'è anche possibilità di far molto bene. È meglio trovarsi in una fase di cambiamento che in una fase di stasi, quindi io sostanzialmente sono ottimista.